Qui i partiti sono almeno due, chi sostiene che l'anello vada sempre restituito e chi è convinto che, trattandosi pur sempre di un regalo, non vada mai riconsegnato al mittente, indipendentemente da come sia andata a finire. E poi c'è Mariah Carey. La cantante 48enne nell'ottobre 2016 aveva scritto la parola «fine» alla relazione con l'imprenditore australiano James Packer, nonostante i due fossero già avanti con i preparativi delle nozze e con le riprese di un reality Maria's World che avrebbe dovuto raccontare la loro vita insieme. Leggi anche «Harry sarà papà nel 2019». Gli scommettitori britannici ne sono certi nel momento dell'addio, però, la star aveva deciso di tenere pare come parte dell'accordo di separazione il gigantesco anello di fidanzamento, un diamante da 35 carati dal valore di 10 milioni di dollari, è così pesante che non riesco ad alzare il braccio, aveva detto in tempi non sospetti del gioiello. Adesso, però, Mariah se ne è liberata. Leggi anche «E se la luna di miele di Harry e Meghan fosse in Canada, ad acquistarlo», scrive Page Six, «sarebbe stato un gioielliere di Los Angeles al prezzo d'occasione di 2,1 milioni». La diretta interessata avrebbe voluto tenere la notizia riservata, ma l'ingente cifra ha fatto in modo che diventasse pubblica in poco tempo. Mariah ha ripetuto più di volte di voler andare avanti nella vita, circondandosi solo di positività, ha poi aggiunto un suo portavoce. E questo vuol dire lasciarsi alle spalle tutto il peso materiale ed emotivo del passato, incluso un vecchio anello di fidanzamento di un ex. Leggi anche Royal Wedding, le nostre pagelle così dopo aver fatto pulizia, Mariah può concentrarsi solo sul nuovo fidanzato, il ballerino 35enne Brian Tanaka.